Hello, I'm Kendall Williams. I'm ready to get started. Williams is headed to Italy to play basketball. Williams will play for Victorious Libertas Pesaro. The former Lobo Guard's most recent work was on the floor with the Chicago Bulls in the NBA Summer League, where he averaged about 12 minutes and 2 points per game. Williams says he's excited to go to Italy to play. Talk to him tonight. He will compete in the top level Italian basketball. Ciao, Boyle YouTube channel. Buonasera e grazie a tutti di essere presenti, nonostante l'orario, appunto, come abbiamo definito, anomalo, ma per esigenze di allenamento e anche per esigenze di stampa, perché farlo dopo l'allenamento è un po' troppo tardi la conferenza. E di Kendall non mi dilungo tantissimo, ve lo descrivo soltanto come giocatore, e sarà il nostro playmaker. Al college lui ha giocato sia nella posizione di playmaker sia nella posizione di guardia, questo perché Kendall è un giocatore di 1,90 m, quindi aveva un compagno di squadra molto più piccolo di lui che veniva utilizzato nella posizione di point guard, però spesso giocavano in pratica con due playmaker insieme, i Los Lobos di New Mexico, e è un giocatore che ha le qualità, le capacità di giocare da regista, ma allo stesso tempo è dotato di molto grande talento dal mio punto di vista tecnico, oltre che atletico, e questo talento lo sfruttava in posizione di guardia come realizzatore ai tempi del college, e con noi dovrà utilizzarlo allo stesso modo da realizzatore anche quando farà giocare i propri compagni. Quindi è un giocatore che dal mio punto di vista mixa le capacità di regia a quelle di realizzatore. E questo è un po' il suo quadro, e adesso lasciamo a lui la parola per vedere la mano. Perfetto. If you want to say something about you and then we go with the question. Okay. Introduce yourself. Hey, I'm Kendall Williams. Seems like Stefano covered a lot of stuff. I'm just excited to be here and start hitting the court with my teammates and with my coaches. Sì, è veramente molto molto carico e entusiasta di essere qua e di mettersi a disposizione dei propri compagni e di tutto il coaching staff. Domande? Ciao, ben arrivato. Quest'estate hai giocato la Summer League, poi che cosa è successo? Come sei arrivato? I chose Pesaro. I just know it's a great history to this organization. There's assembling a team that's really competitive and a great league, and I just figured it'd be a really good opportunity for me to play point guard and lead a team that could be really competitive in this league. Quando è stato avvicinato da Pesaro, ha scoperto che Pesaro è una città e una società di grande tradizione storica, con un'organizzazione che è stata sempre ai massimi livelli. E quindi la possibilità di venire a giocare da playmaker in una città di tradizioni storiche, in una squadra che compete in un campionato
molto molto famoso, conosciuto e come appunto come campionato e lega competitiva, l'ha vista come un'opportunità da non perdere e quindi l'ha presa al volo per poter essere il leader di questa squadra. Abbiamo visto che sei molto contento di essere qui, anche perché hai subito postato su Twitter la foto della firma del contratto con Pedro. Quindi che cosa rappresenta come opportunità? L'ha già detto adesso, no? Per lui questa opportunità di carriera. E se ci può dire un po' del suo gioco, noi sappiamo che è un giocatore di personalità, che ha molti punti delle mani, atletico, fisico, ecco, se si ritrova un po' in queste caratteristiche. You know, a point guard, playmaking point guard. I do like to score, but I also like to get my teammates involved. I come from a team that's won a lot of games, so I really just enjoy winning games alongside with my teammates, and I think that's very important in my position to not only score but to also get my teammates involved. Ok, lui si sente un playmaker, un vero e proprio playmaker. È vero che si sente capace di segnare, che può essere un realizzatore, però gli piace molto coinvolgere i compagni nel gioco. Gli piace vincere, si diverte a vincere sul campo, è la cosa che lo entusiasma di più, e sa che per far questo deve cercare di creare per i propri compagni. Quindi questo è il suo obiettivo, che è appunto quello di essere un vero e proprio regista. Aggiungo. Sei anche un amante del gioco in velocità, no? Ti piace correre? Sì, sì, ti piace correre. Yes. Primo impatto che ha avuto con i suoi compagni è sulla fine dei first days, tutti e mezzo. How I feel? Yeah, your sensation. It's just an adjustment like anything else. But I really think the team's been working hard, the coaching staff's been showing a lot of passion. And it's been a great start, a great learning experience so far. Sì, è difficile giudicare solo con due giorni, però è stato un buon inizio, un bel inizio, una bella esperienza iniziale, perché almeno ieri e oggi ho visto dei compagni che hanno voglia di lavorare duro e un coaching staff che ci mette tantissima passione in campo, quindi è sicuramente un bel inizio per lui. Conosceva già qualcuno di altri quattro ragazzi? Molto timido, vediamo che. I knew a couple of, not everybody, but LeQuentin and Wally I knew previous to this. Sì, conosceva Quinton Ross e Wally Zuz, sì, lui giocatore che conosceva prima. Thank you. Wally Zuz. Dimmi, dal punto di vista difensivo, lui non conoscendo il gioco europeo, come pensa, loro difendono un po' così, uno contro uno, negli schemi difensivi, la zona, eccetera. Può ritenersi in grado di... Al college la zona giocano tanto. Sì, la college la fanno. E lui viene dal college. Non so, gli dite se nel gioco europeo ha problemi di difesa. What do you think to do for defense in the European system of defense? What do you think for defense? I kind of bring a lot of pressure on ball and just cause a lot of havoc on ball. Make sure my presence is known not only offensively, but trying to get some offense on the defensive end just by using my athleticism and using my positioning on the defensive end. Sì, lui parte dall'idea di quello che sa fare lui, no? E lui pensa di poter utilizzare il suo atletismo e la sua fisicità rispetto al suo ruolo per mettere una grande pressione sulla palla. È convinto che iniziando a mettere pressione sulla palla il gioco offensivo degli avversari sia assolutamente limitato, quindi questo è il suo primo obiettivo, anche perché è convinto che per avere un buon attacco si deve partire da una difesa aggressiva sulla palla. E l'attacco, come l'attacco vende i biglietti, la difesa fa vincere la partita. Offense can see the tickets and the yeah, yeah. Is it right? Am I right? Scusa, ciao. Volevo dirti, all'inizio del mese qua a Pesaro è venuto il college, il tuo college, New Mexico, la squadra femminile. Se lo sapeva. New Mexico Women's
Prima partita, ho avuto l'occasione di parlare con l'allenatrice, con Ivonne Sanchez, e mi ha parlato tanto di te e ha detto che tu farai innamorare i tifosi sin dal primo giorno perché sei un leader in campo, sei molto comunicativo, hai visto che passione che c'è già ieri, quindi che tipo di rapporto avevi con i fans al college, che cosa vorresti, che tipo di rapporto vorresti impostare qua con i tuoi tifosi? Four years in New Mexico, you know, I play with a lot of passion for the game and for my teammates, so I think that's really something that the fans catch on to and the fans of New Mexico caught on to. And hopefully here from the start, the fans will realize that I'm a very competitive person and it comes with my position and just how I was brought up. And I hope the fans can catch on to that. I'm just very competitive and I really like to win and I really like to compete with the people next to me. Sì, a New Mexico ha giocato 4 stagioni con grandissima passione e questo ha fatto sì che la passione l'ha riversata verso il gioco, verso i compagni e verso i tifosi. Questo ha fatto sì che i tifosi abbiano ricambiato questa sua passione, sono stati dei grandi fan appunto a supportarlo. Il suo obiettivo è quello di dimostrare subito sul campo che giocherà con grande intensità, con grande aggressività e soprattutto con grande voglia di vincere. E quindi la sua speranza è quella di conquistare anche i tifosi di Pesaro giocando in maniera così con il cuore, come diciamo noi, e con tanta passione, con tanta voglia di vincere per conquistare i nostri tifosi. Dalle statistiche si vede bene quella doppia caratteristica che diceva anche Stefano di avere appunto le capacità del play e della guardia, perché spesso ho visto insomma più di 30 punti segnati insieme a una decina di assist. In particolare mi interessava sapere, nella partita in cui ha fatto 46 punti con 10 su 13 da 3, se lui giocava play, guardia, tutte le cose. I didn't pass a lot in that game. When you hit shots like that, you don't really think too much to pass. But I am a point guard. Like I said, I really do enjoy getting my teammates involved. But I have a knack for scoring, and I try to make sure I have an even balance of doing both. Onestamente in quella partita non ho passato molto la palla, era una serata in cui facevo così tanto canestro che non me la sentivo di passare la palla, però è assolutamente sincero quando dice che gli piace, gli dà gusto coinvolgere i compagni e tenere i compagni vivi e portarli a segnare, penso che sia quella la chiave per vincere. È chiaro che in una serata in cui uno fa canestro così facilmente ne approfitta. Ti volevo chiedere se hai un soprannome anche tu, come Q, e come mai hai scelto il doppio zero, visto che abbiamo saputo già del tuo nome di guardia? Your surname and why your nickname and why nickname and why you choose double zero? Why do you think about your nickname? They call me K-Dub. K-Dub. I don't know why. It's my initials, so they call me K-Dub. Il soprannome è K-Dub, cioè KW, le iniziali del suo nome. L'hanno sempre chiamato così, non so perché. E le parole che ho visto. Well, double zero. I've been number 10 my whole life, so I just thought double zero would kind of be a fresh start since they said number 10 has a good history to it and is retired for a great reason. So I just thought double zero would be a fresh start since, you know, number 10, I kind of retired in my own life. Yeah. Ok, ha sempre giocato con il numero 10 per tutta la sua carriera e quando è arrivato a Pesaro ha scoperto che per una ragione molto importante la maglia numero 10 è stata ritirata dal nostro club e quindi per una nuova ripartenza un numero che gli ricorda il doppio zero, il 10 è il doppio zero e quindi è una nuova partenza con questo altro pezzo di carriera con il 0-0. Yeah.
l'anno scorso ci hanno spiegato che esiste, non so se i giocatori ne sono ancora, però gli addetti ai lavori parlano di un rookie wall, se l'hai spiegato te Stefano, sì, l'anno scorso tante volte, no? Cioè il fatto che la stagione nei college a marzo è già finita e quindi certe volte i rookie a un punto della stagione, il loro primo anno da professionisti, vanno in crisi in quel momento lì, ed è, no? L'anno scorso noi abbiamo avuto invece la conferma che i rookie che avevamo sono stati capaci di superare quel muro. Che cosa pensa di questa cosa? È una stagione più lunga, diversa, per la prima volta nella sua vita. You know, I just try to take my experiences that I had before and my experiences from college, and I remember my freshman year of college when the so-called wall did come, and you know, I just try to rely on my toughness and my teammates and my own confidence, as well as my work ability. To get through that and to just make sure I stay confident throughout adversity. Sì, lui cercherà di portare in questa stagione in una nuova esperienza quella che è stata la sua esperienza del college. Anche l'anno di freshman, il primo anno al college, è un anno duro, diverso come tempistiche rispetto a quello che si è abituati a fare in high school, però lui ricorda che in quell'anno la sua durezza mentale, la sua voglia di lavorare, la sua competitività gli ha fatto fare una buona stagione senza andare mai in crisi, e quindi crede che può ripetere la stessa esperienza che ebbe nell'anno da freshman a New Mexico, può ripeterla quest'anno qui con noi, con la nostra squadra. C'è altro? Un settore dove si pensa di migliorare, qual è il punto forse più debole dove vuole migliorare? Più che improve this season, where you feel that you are weak and you can improve with the work during this season? I believe the consistency of my shot, just continue to staying in the gym and really shooting a lot. I like to do a lot on the offensive end as a point guard, but really just making sure that my shot is always consistent. Di sicuro andrà in campo per essere un regista, un playmaker, però vuole continuare a migliorare la sua consistenza nel tiro da fuori e ha voglia di rimanere il più tempo possibile in palestra per migliorare e, nonostante sarà il nostro playmaker, continuare e essere sempre più un tiratore consistente. Gunman. Voi perché l'avete scelto? Di questa cosa ne abbiamo parlato, sì, ne abbiamo parlato tante volte quando era il momento, no, della scelta, cioè si punta sul giocatore, c'è una rosa di solito da schermare, poi alla fine si va da uno, perché è proprio Raccontando come è andata la scelta su il playmaker, diciamo che eravamo abbastanza innamorati tutti di tre giocatori in quella posizione e quindi abbiamo avuto diverse notti nel pensare che cosa avesse di più uno rispetto a un altro, e rispetto alle esigenze della nostra squadra, l'obiettivo della nostra squadra, in Kendall abbiamo visto, rispetto a tutti gli altri che erano sulle nostre possibilità, e diciamo la rosa restrittissima, tre nomi, in Kendall abbiamo visto un giocatore con una grande capacità di regia, una grande capacità di assist, ma allo stesso tempo un talento offensivo leggermente superiore a quello degli altri, e pensandolo in prospettiva durante il lavoro ancora migliorabile, con ancora dei margini di miglioramento. E questo ce l'ha fatto preferire perché abbiamo visto in lui un regista con il fisico, l'atletismo, appunto la fisicità che cercavamo, e allo stesso tempo quella capacità di creare, grazie al talento, uno contro uno in situazioni al di fuori dei giochi, e secondo noi avevamo bisogno in quella posizione quest'anno anche uno che appunto avesse questo tipo di abilità di creare da solo anche quando l'organizzazione viene bloccata dagli avversari. C'è altro? Sì. Ha la faccia intelligente, farà bene. You say that you think you seem a smart guy. Grazie. Grazie. Non
Look at us! We're on the field! Let's go, guys!